Sto ruinando sempre sto Allora, diamo un po' di tempo per connettersi. Questo. Sì. Sì. Oh, buongiorno. Ci siamo, dai. Buongiorno qualche istante e cominciamo qualche istante ciao bellissimi bellissime in questo caso ciao pamela ciao valentina <coughs> allora buongiorno, buongiorno sandra vi siete connessi velocemente questa volta <coughs> Eh, un abbraccio alla famiglia di Salvo Veronica. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno. Allora, vi diamo ufficialmente il buongiorno e siamo pronti per la condivisione della parola di Dio. Questa volta lo faremo in due. E credo che avremo un tempo speciale dove veramente potremo ricevere una parola che può, ci può permettere di. Eh, di vivere una trasformazione interiore, perché quando noi riceviamo una trasformazione interiore, siamo cambiati anche esteriormente. Quando cambiamo il nostro modo di vedere, cambiano le cose. Quindi, come ho letto recentemente, ho ascoltato una testimonianza, quando cambiamo il nostro modo di vedere, le cose cominciano a cambiare. Allora, vorrei leggere una scrittura d'anteprima, che è da dove prende il titolo anche questa, questa parola, che è in Giacomo 1:21. Se potete prenderla con me e non limitarvi solo ad ascoltarla, vi c'è possibilità che rimanga più impressa. ok? Dice, Epistola di Giacomo 1, versetto 21, dice, Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. C'è una parola, la parola di Dio è come un seme. Spesso parliamo quando benediciamo gli altri, ho messo un seme nella tua vita, va bene, ma il vero seme dal punto di vista di simbologia biblica rappresenta la parola di Dio che abbiamo ricevuto. Ecco, questa parola è stata piantata dentro di te. Gesù Cristo è la parola fatta carne, è sia il seme che il seminatore, ed è stato piantato in te. E quando la parola viene piantata in te, sta a te lavorare con il seme che hai ricevuto. E qua dice... Che questa parola che è stata piantata in te, quindi parla al passato, può salvare le anime vostre. Ma noi sappiamo che quando riceviamo la parola di Dio, quando riceviamo la parola che ci tocca il nostro cuore, che cambia la nostra vita, che dove ci convertiamo siamo già stati salvati. Perché qua dice allora che può salvare le anime vostre? Perché quando tu ricevi la parola di Dio nel senso primitivo del termine, cioè Ricevi la salvezza, ciò che viene salvato è il tuo spirito. Ma quando la parola di Dio è piantata in te, pian piano essa lavora. E oltre ad aver già conquistato l'area del tuo spirito, cercherà di conquistare l'anima eh, l'area della tua anima, delle tue emozioni. Ecco perché questa parola, sozzo, salvezza, che è l'intero essere, spirito, anima e corpo, lavora dentro di te. Man mano che tu la fai crescere, questa parola. Questa parola dimora dentro di te, lavora dentro di te e può salvarti. Ma di questo lascerò la parola ad Elisa. Ok, buongiorno a tutti. Allora, sì, come vi ha detto Simone, questa parola è stata piantata in noi. Però c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. Ed è importante, voglio dirvi questo: che si è tanto parlato nel corpo di Cristo di quanto è importante pregare, quindi avere una vita di preghiera, ma è importante che ci sia equilibrio fra preghiera e parola di Dio. Preghiera e meditare la sua parola. E in questo tempo dove noi siamo, come dire, chiusi in casa in quarantena, abbiamo molto tempo per stare alla presenza di Dio, per innamorarci di Lui ancora di più. Per innamorarci della sua parola. E Dio eh, in questi giorni mi ha proprio parlato eh, sul fatto di quanto è importante sia pregare, è vero, ma quanto è importante meditare la sua parola. E io vedo che eh, nel corpo di Cristo si parla tanto di preghiera. Io sono una donna, un uomo di preghiera, ma sento poco, io medito molto la parola di Dio. Io Spasso tempo e spendo il mio tempo molto a meditare la Sua parola e molte volte non riusciamo a fare questo perché non sappiamo il reale significato di che cosa significa meditare la Sua parola. E sapete, la Bibbia, se voi andate anche solo nei Salmi, è piena di versetti che eh, innalzano la potenza della parola di Dio, che esaltano la parola di Dio, che dicono: quanto è bello, quanto è buona, quanto è dolce per la nostra anima la sua parola. E sapete, eh, meditare? Andiamo a vedere il significato di che cosa significa meditare. E il Salmo 119, versetto 97, guardate cosa dice. Dice così. Oh, quanto amo la tua parola, o legge. Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. Per tutto il giorno, quindi qui il salmista esalta la parola di Dio e dice quanto è bello è la mia meditazione di tutto il giorno. Che cosa meditiamo? Noi durante le nostre giornate qual è il pensiero, la meditazione che c'è maggiormente nella nostra mente, nel nostro cuore durante le nostre giornate, sono le preoccupazioni, i pensieri, le paure o il pensiero, il mio pensiero è rivolto alla parola di Dio. E meditare il significato di meditare significa esaminare con grande attenzione, considerare a lungo e profondamente fermare a lungo il pensiero su qualcosa riflettere su o intorno a qualcosa quindi capite che capiamo che meditare non è semplicemente leggere la parola di Dio io quando mi approccio alla parola di Dio io non leggo non sto leggendo un libro qualsiasi io mi sto approcciando al pane della vita io mi sto approcciando alla parola che può trasformare la mia anima, che trasforma la mia vita, che trasforma la mia mente. E molte volte eh, sento di persone che si annoiano a leggere la parola di Dio perché non c'è anche tante volte il giusto approccio. Io mi sto approcciando non a un libro qualsiasi che mi sta raccontando una storia, io mi sto approcciando alla vera parola vivente di Dio, a Gesù Cristo. E quando sto leggendo, io sto leggendo Gesù. E questo è meraviglioso. Quindi meditare significa proprio esaminare con grande attenzione. Significa considerare a lungo e profondamente. Io mi soffermo su qualche cosa. La mia mente, il mio pensiero, il mio cuore si soffermano profondamente su un versetto o su una parola che Dio mi sta eh, mostrando. E molte volte succede che lo Spirito Santo può parlare al tuo cuore mentre stai leggendo e fa risaltare, no? Io uso questo termine fa risaltare un versetto della sua parola come se venisse fuori dalla scrittura e quello è un modo dove lo Spirito Santo ti sta cercando di comunicare qualcosa. E io cosa posso fare in quel momento? Io non vado oltre, ma io cerco di soffermarmi su quella parola, pregando anche con lo Spirito Santo, chiedendo lo spirito di sapienza e di rivelazione e dicendo: Signore, aiutami a comprendere la tua parola. Aiutami, Spirito Santo, che cosa vuoi dirmi in questo momento? Quindi, meditare non è semplicemente leggere, ma è approfondire la parola di Dio, rifletterci, rifletterci. Molto e molto tempo, e sapete una caratteristica che sono andata a vedere <ride> è che noi dobbiamo essere come le pecore, <ride> noi siamo tante pecore per il corpo di Cristo. No, però c'è una caratteristica eh, molto bella che raffigura il meditare perché il meditare ha anche a che fare con il ruminare la parola, con il mangiare la parola di Dio. No. E la pecora una delle cose che fa quando mangia è che lei rumina. Lei mastica il cibo che ha in bocca, lei rimastica, rumina il cibo che lei ha mangiato. Quindi all'inizio la pecora è un agnello e agli agnelli viene dato il latte, ok? Ma quando poi la pecora cresce, diventa adulta, la pecora inizia a mangiare Dell'erba, del cibo che è più solido e lei inizia a masticare, a ruminare questo cibo. E sapete, passano dalle 8 alle 12 ore che una pecora mangia di questo cibo e lo tiene in bocca, lo tiene in bocca e lo mastica e lo rimastica. E questo ci fa capire qualcosa di importantissimo, che la stessa cosa è il meditare la parola di Dio. Wow. Quindi io quando mangio. Quando mi cibo della sua parola, io passo del tempo a ruminare quella parola, a rimanere con il mio pensiero, con il mio cuore profondamente su quella parola, su questo cibo. E sapete, il, il meditare la parola ha a che fare con persone che sono figli maturi, perché la Bibbia dice che il latte viene dato alle persone che sono bambini spirituali e lo voglio leggere con voi Ebrei 5 versetto 13 e 14 Andiamo subito Ebrei 5 versetto 13 e 14 Dice chi infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è un bambino il cibo solito invece è per gli adulti che, per l'esperienza, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Amen. Quindi io passo dal latte, c'è un momento, c'è un periodo della nostra vita dove Dio ci imbocca, Dio ci dà il latte spirituale, no? E noi veniamo tipo imboccati come si fa con i bambini, ma poi passa un tempo dove Dio inizia a darci la forchetta e il coltello spirituali e dice ok, adesso inizia a mangiare tu, inizia a nutrirti tu da solo, inizia a cercare tu la mia parola profeticamente parlando. E molte volte noi vogliamo ricevere le rivelazioni, eh, vogliamo tutte le cose tutto e subito, ma molte volte non è così, perché c'è un tempo dove Dio ci nutre ci dà questo latte, ma poi Dio ci dice ok, adesso investiga tu, inizia a scavare nella profondità della mia parola. E io credo che questo è un tempo dove noi possiamo, visto che ne abbiamo molto, possiamo veramente scavare e andare in profondità con la sua parola. Possiamo iniziare a cibarci di Lui. E proprio noi dobbiamo fare questo passaggio: passare dall'essere bambini. All'essere persone figli maturi, figli maturi che iniziano a scavare, ad approfondire la Sua parola. E questa è una cosa che noi facciamo, non sarà Dio a farla per noi, e siamo noi che ci approcciamo alla Sua parola e iniziamo a ricercare. Iniziamo noi ad andare in profondità nella Sua parola, perché vogliamo approfondirla, perché vogliamo arricchirci. Perché la meditazione della parola di Dio trasforma, ma non è che trasforma Dio. Dio ci ha dato la sua parola perché Dio sa che noi ne abbiamo bisogno. Siamo tu ed io che abbiamo bisogno di meditare la parola di Dio. Perché questa porta trasformazione e porta guarigione alle anime nostre. Infatti eh, la radice della parola medicina. E della parola meditare sono uguali e significa curare. Wow. E questo è meraviglioso. Tremendo. Significa curare la stessa identica parola. Quindi quando io medito la parola, cosa mi vuole dire Dio? Dio dice che la mia anima può essere guarita attraverso la parola di Dio e dove non c'è meditazione non ci può essere rivelazione e dove non c'è rivelazione. Non ci sarà mai una trasformazione, quindi capiamo quanto è importante studiare e meditare la parola di Dio. Io voglio proprio soffermarmi stamattina sull'importanza, perché molte volte è trascurata, ma se noi questa mattina realizziamo quanto è importante, veramente la nostra vita può essere trasformata, può essere cambiata. E che cosa produce la meditazione della parola di Dio? Che cosa produce questo approfondire le mie scritture? Questo eh, andare a scavare la parola, a ricercarla nei minimi dettagli. La meditazione produce rivelazione, come ho detto, cioè questa parola che si apre, che io la comprendo nel mio cuore e porta vita. Quindi il velo che c'era sopra, la parola viene tolto e io ricevo la comprensione nel mio spirito e posso applicarla e può trasformare la mia anima, trasformare la mia vita. Ma poi c'è anche un'altra cosa che produce. Produce una risposta, produce saper rispondere al nemico. E questo è qualcosa di fondamentale perché molte volte noi veniamo attaccati nella mente. Veniamo attaccati dalle circostanze esterne e non sappiamo come rispondere, perché? Perché la parola di Dio non abita in noi, perché la parola di Dio non dimora in noi. E Colossesi 3,16 dice proprio che la parola di Dio deve essere eh, abbondante in noi. Segnatevi questi versi. Posso leggerlo? Sì. Colossesi 3:16: La parola di Cristo abiti in voi cop copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Amen. Quindi la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, significa abbondantemente, che ce ne sia in modo tale che straripi da noi, che, possa, che noi possiamo darla anche agli altri. Che porti beneficio agli altri, quindi deve produrre in me la meditazione un saper rispondere al nemico. Perché vi dico questo? Andiamo in Proverbi 22, versetti dal 17 al 21, ce, ce Sì. 22 dal 17 al 21. 21, dice. Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi e applica il cuore alla mia conoscenza. Ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? Wow! Amen. Più chiaro di così. Amen. Quindi chi, chi sono queste persone o questi, questi che ci vengono mandati? Come dice eh, al versetto 21, no? Per farti conoscere la certezza delle parole di verità affinché tu possa rispondere con parole di verità a quelli che ti mandano. Molte volte il nemico viene da noi, viene mandato alla nostra vita e la parola di Dio ci dice affinché noi possiamo dare una risposta. Non ti ho fatto io conoscere, dice Dio, le parole di verità affinché tu possa rispondere al nemico. Quindi dentro la nostra vita, se noi ma ci manca la parola, ci troveremo in difficoltà nel momento della prova. E Gesù stesso, quando si trovò nel deserto, disse sta scritto. Lui rispose al diavolo sta scritto. Non rispose soltanto con la preghiera. Perché la preghiera non basta, io devo essere ripiena copiosamente, abbondantemente della sua parola affinché io sappia come rispondere ai miei nemici e a coloro che mi domandano qualcosa. Anche alle persone stesse di fuori, quando mi chiedono qualcosa, quando vogliono sapere qualcosa in più sulla parola di Dio, non diciamo sempre aspetta che devo chiedere al mio pastore, eh, aspetta che ti faccio parlare con qualcuno che ha più esperienza di me. No, inizia a prenderti. Tu la responsabilità, noi la responsabilità di persone che studiano la parola di Dio e sanno dare una risposta, che sanno rispondere nel tempo opportuno, nel momento giusto. Amen. Amen. E c'è qualcosa di, eh, di potente perché eh, la parola di Dio, gli insegnamenti che Dio ci vuole dare, la rivelazione stessa. Non sono solo per i cinque ministeri, non sono solo per persone, per insegnanti eh, che hanno questo ufficio, ufficio ministeriale, non sono solo per persone mature, per persone che eh, hanno dei diplomi. No? Perché i discepoli non erano diplomati. I discepoli di Gesù eh, erano persone semplici, però loro amavano Gesù. Amavano la sua parola e si nutrivano di Gesù. E quindi la Bibbia dice in Proverbi 25, 2 e questo versetto segnatelo, inciditelo nella tua camera da letto, nella cucina mentre cucini, te lo leggi. 25-25-2 e gloria di Dio nascondere. Le cose, ma gl la gloria dei re sta nell'investigarle. Wow, puoi dirlo? Wow! È gloria di Dio nasconderti qualcosa, nascondere velatamente la sua parola, ma è gloria nostra, è gloria dei re e delle regine che siamo io e te, noi re, regine, sacerdoti, investigarla questa scrittura, scoprirla. Quindi è qualcosa che Dio ci sta dando la parola di Dio è un dono per la nostra vita e noi abbiamo bisogno di essere quei re e quelle regine che vanno a investigare la sua parola, che vanno a eh, proprio ad approfondirla, a girarci intorno in modo che Dio possa svelarcela e da lì la nostra vita cambia, la tua vita non può essere più la stessa, la tua vita viene trasformata. E lo ripeto, se non c'è meditazione della parola di Dio, non ci può essere rivelazione. E se non c'è rivelazione, non ci può essere trasformazione nella, nella nostra vita. Amen. Quindi eh, è importante, veramente, vi incoraggio, eh, meditate la parola di Dio, passateci ore, passate il vostro tempo, il vostro pensiero, il vostro pensare. Siano sulla parola di Dio, rimuginate come fa la pecora, rimuginatela nella vostra bocca, rimasticatela, non tralasciate nulla perché tutto ciò che è nella parola di Dio non è messo a caso. Nessun dettaglio, nessuna cosa, ma tutto è preso come consiglio della parola di Dio. Tutta la parola di Dio è importante ed è in grado proprio di eh, edificare, esortare, consigliare. Um, correggere la nostra vita amen, amen. quindi Bello. innamoriamoci in questo tempo della sua parola non passiamo solo il tempo a pregare ma passiamo un tempo proprio a meditarla affinché si riveli um, cerchiamo di essere pazienti eh, discipliniamoci proprio all'inizio può essere difficile se tu non sei abituato se non siamo abituati All'inizio può essere difficile perché eh, non è qualcosa che noi facciamo spesso, ma man mano che andiamo avanti noi ci innamoreremo è vero. di questa disciplina, è vero. Di, di questo meditare. E concludo dicendo che eh, nel libro del profeta Ezechiele viene illustrata proprio un, uh, un momento particolare dove un angelo va da Ezechiele e gli dà un rotolo da mangiare un rotolo dove c'erano scritte le parole di Dio e lui le mangia proprio come un atto fisico mangia di questo rotolo e dice che dentro di lui nutriti affinché dentro di te e eh, nella tua bocca la parola sia come il miele e la parola di Dio spesse volte è associata come miele miele per le nostre anime il miele che è dolce al nostro palato e la parola di Dio è dolce. La parola di Dio è dolce ed è nutrimento per le nostre anime. Wow. Infatti il versetto Proverbi 24 Proverbi 24 dal versetto 13 al versetto 14 dice figlio mio, mangia il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così sarà la conoscenza della sapienza per la tua anima. Se la trovi, ci sarà un futuro, e la tua speranza yes. non sarà distrutta. Amen. Amen. Possiamo quindi comprendere che il, la parola di Dio come miele per noi è dolce per la nostra anima, è guarigione per la nostra anima, per i nostri nervi e quando la troviamo, quando la parola si sarà scoperta, verrà rivelata alla nostra vita, noi avremo la trasformazione, ci sarà un futuro e la nostra speranza non verrà distrutta. Alleluia. Amen. Amen. <ride> Sai, mentre parlavi riflettevo su un aspetto che hai appunto parlato della pecora, no? Perché hai parlato della pecora, hai parlato del fatto che spesso si va dal pastore di riferimento che ci dia le risposte. Però riflettevo proprio su questo, che il pastore, molte volte diciamo Gesù è il mio pastore, e il nostro pastore di riferimento, in quanto Gesù o anche come ministro del Vangelo, eh, non è chiamato a darci le risposte, è chiamato a condurci e a farci mangiare. Il Salmo 23 dice, Egli mi conduce in verdeggianti pascoli, mi dà modo di mangiare, ma credo che uno dei problemi della Chiesa sia che mangia tanto, si alimenta tanto, ma non si nutre. Uno dei problemi del cibo spazzatura è che ti alimenta ma non ti nutre. E anche in un tempo come questo siamo bombardati di rette di insegnamento, eppure la vita delle persone non cambia perché acquisiamo tanta parola ma non facciamo il lavoro della pecora, che è quello di riprendere il cibo e di rimurginarlo. Esatto, esatto. Quindi credo che questo aspetto sia degno di enfasi. Non basta quanta parola acquisisci. Ma quanta ne, rim, ne, ne la puoi rimuginare? Sì, cioè meditare, eh, approfondire. Quindi non basta che ne assorbi, mi, mi sparo 10-15 dirette al giorno e poi la tua vita non cambia. Perché a volte ne basterebbe una, basterebbe poco, ma rimuginato in modo che venga assorbito. E questa è la differenza. Il seme è la parola. Ma noi sappiamo che in uno dei terreni di Marco 4. Uno in un terreno, il, seme, il terreno era troppo duro e il seme non ha potuto penetrare. È arrivato il primo rapace e ha rubato. Ok, ha rubato il seme perché? Perché il terreno non ha permesso che penetrasse. Avrebbero potuto prendere anche una cassa di semi e rovesciargliela sopra. Ma non avrebbe assorbito nulla. Quindi non è tanto la quantità della parola, ma di quel poco che ricevi, che tu lo sai rimurginare, riprendere. È importante che non ti alimenti solo. E chi conosce un po' il principio di nutrizione sa la differenza tra alimentarsi e nutrirsi. Eh, alcune patologie hanno il problema che possono mangiare, ma non acquisiscono le sostanze degli alimenti. Questo perché? Perché ci dimentichiamo: noi pensiamo che dobbiamo mangiare erba tutta andare. Alcuni la fumano pure. Però. Dico, mangiamo erba a tutto andare, ma non la rimurginiamo perché abbiamo bisogno di sminuzzarla, di apprezzarla, esatto. di rigustarla, in modo che venga assorbita e noi possiamo veramente nutrircene. Ecco perché il pastore, che sia Gesù o chi sta a prendersi cura del, della, tua, della tua vita a livello spirituale, non dovrebbe fornirti le risposte quanto invece dovrebbe... Condurti nel nutrirti, ma sta a te, pecora, perché l'agnello è allattato, il latte lo assorbi subito. Ma se tu vuoi crescere, meditare la parola mi parla di una persona che sta maturando. Perché, come abbiamo letto prima in ebrei, hanno le arti esercitate a discernere il bene dal male? Perché, perché maturano, maturano nelle vie di Dio. Quindi, perché maturano? Perché meditano la parola, l'approfondiscono. Ed è bello il fatto comprendere che meditare e medicina hanno la stessa radice che parla di curare. Quando tu mediti la parola, tu stai curando. E cosa abbiamo letto prima il primo versetto? La parola piantata in voi che salva, salva, guarisce, libera l'anima tua, la tua vita. Quindi credo che sia davvero importante e la mia preghiera, la nostra preghiera è che questo genere di messaggio non. Possa passare in sordina, ma possa essere veramente applicato. Chiediti quanta parola ricevi e quanta veramente ne stai, la stai rimurginando, la stai sminuzzando, assorbendo, apprezzando, la stai valutando. Perché non serve che ti spari dieci dirette, sermonia tutto andare. Mi sono letto due libri della Bibbia, 15 capitoli. E poi, cos'è rimasto? Perché è un problema che c'è nell'ambito fisico, ma c'è anche nell'ambito spirituale, il non assorbire. Esatto, quando io mi ascolto anche una diretta, che non è sbagliato ascoltare tante dirette, ma il punto è, io devo andare a riprendere quello studio, riprendere quella parola che io ho ricevuto e andare ad approfondirla, a meditarla, altrimenti viene eh, l'uccellino e me la ruba e non mi rimane nulla. Assolutamente sì. Guardate, vi faccio un esempio di quello che vi sto dicendo. Prendete con me eh, Giovanni 5, versetto puoi anche da qua, Versetto 39 e 41. Qua è Gesù che rimprovera il modo sbagliato di accostarci alla parola, ok? Dice, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. La scrittura ci deve condurre a una rivelazione più profonda di Gesù Cristo, non a conoscenza fine a se stessa, perché questo è qualcosa di morto che non produce niente. Ti stai riempendo la panza d'erba, ma poi hai problemi di dissenteria perché non assorbi quello che stai ricevendo. Qua Gesù dice: Voi investigate, 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 ma dovrebbero portarvi a me. Dove ti sta portando tutta questa parola che assorbi? Dove realmente ti sta portando? Dov'è il frutto? Dov'è il cambiamento? Dov'è la trasformazione? Perché chi riceveva Gesù e spesso non conosceva la scrittura, la Torah, come la conoscevano coloro che combattevano Gesù. Quindi questo mi deve far riflettere un attimo. La meditazione, la, il rimurginare la scrittura mi deve portare a. A una rivelazione più profonda di Gesù Cristo e quando questo avviene io contemplo ciò che guardo e vengo trasformato da ciò che guardo e quindi questa trasformazione deve riflettersi in me in un modo straordinario, deve riflettere la sua luce in me. Ricordatevi che io amo in un modo di finire soprannaturale questo libro che è la parola che la scrittura, ma la parola Gesù non si è incartata. Ma si è incarnata. Quindi lo studio della parola, della scrittura, mi deve portare alla rivelazione di Gesù fatto carne, cioè che diventa nel principio era il Logos e il Logos si è fatto rema. La scrittura la medito, ma poi deve diventare rivelazione dentro mm. di me. Questo avviene solo tramite la meditazione. La meditazione. Io penso che se noi comprendessimo il principio della rivelazione, il principio della meditazione, Cambierebbe anche il nostro modo di vedere il libro dell'Apocalisse. E qui mm. cominciano, arrivano Aiuto. le pietre. Ma ascoltatemi un momento. Quando io penso alla rivelazione, la stessa parola apocalipsus, cioè togliere il velo, ci proietta, sapete a quale immaginario? A uno scultore che deve presentare a una mostra la sua opera. E la porta proprio attraverso una tenda, un velo, no? E chiunque vede, cosa vera, cosa vede? Cosa vede? Vede una cosa informe, dà l'idea di cosa potrebbe essere, ma non è vero. È solo quando io mi accosto più vicino, tolgo il velo, che io posso vedere l'opera d'arte fatta e finita. Spesso non riusciamo a comprendere la scrittura perché ci limitiamo a stare lì a guardare cosa c'è sotto Immaginare cosa ci sia sotto questa tenda. Ma esatto. quando io mi accosto e io cerco, io mi spingo oltre, vedete l'opera come hai detto tu, l'opera di Dio è velare, nascondere, nascondere sì. velare, velare. Ma eh, la nostra attitudine è quella di andare a rimuovere il velo. Ah. Ora in Cristo Gesù il velo è stato rimosso. Ora mi devo appropriare di questa verità e togliere questo. Velo dai miei occhi, cambiare il mio modo di vedere. Deve, come dice Mario, la scrittura deve farsi carne in noi, deve essere rivelata in noi. Ma questo avviene non perché ascolto a tutto andare, perché l'ascolto è importante, ma l'ascolto deve portare poi, come dice Giacomo, a camminare, a fare in me. A, 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 ad essere un facitore poi della parola, a viverla Bene. perché non solo l'ascolto, ma penetra così profondamente in me che abita in me, cioè fa, la parola fa dimora. Gesù disse: Se le mie parole trovano riscontro in voi e dimorano in voi, voi dimorate in me. Io e il Padre prendiamo dimora, dimora. presso di voi, cioè abitiamo dentro di voi e la parola deve abitare in noi, solo questo produrrà una trasformazione. Non una frase d'effetto, non un versetto che lo rigiro e crea un post che possa ottenere diversi like. Non è quello lo scopo. Lo scopo è che possa trasformare la tua vita. E la possa trasformare. Questo avviene. E qua mi hai fatto riflettere che la pecora ci mette delle ore a rimurginare lo stesso cibo. Acquisisce, acquisisce, mm -hmm. ma poi più, il più che te passare tempo a mangiare, passa tempo a rimurginare. A rimasticare. Invece, noi siamo bravi a rimurginare i torti subiti. Quelli siamo bravi e ci passiamo le ore, 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 ore. E posso dirti una cosa? Molte, ascoltami bene, apri bene le orecchie: molte delle infermità che toccano la vita di una persona è perché rimurgina sui torti subiti. E qua c'è una chiave di guarigione Amen. se tu ti concentri a rimurginare la parola di Dio diventa medicina per il tuo corpo Alleluia. medicina per le tue ossa dice Proverbi scegli che cosa rimurginare quando io mi so, fisso il vuoto e comincio a pensare a tutto il male che mi hanno fatto io sto maledicendo anche il mio intero essere perché l'anima non è fatta per sopportare tutto questo ammalando. e io comincio ad ammalarmi quando invece io rimurgino la mia salvezza, la gioia della mia salvezza, tutto comincia a cambiare dentro di me perché io sto rimurginando la parola di vita. Le sue parole, dice no. la scrittura, sono spirito e vita, portano vita. Ecco perché credo che sia tremenda questa realtà e di vedere che Gesù ci parla, Gesù è il nostro pastore, ma lui ci conduce a mangiare. Il Salmo 23 dice, egli mi con conduce in verdeggianti pascoli sono io che mangio, sono io che rimurgino e il suo compito è condurmi a mangiare, procurarmi, ma poi è il mio masticare, non può masticare al posto nostro, come se fossimo esatto. anziani senza di noi. E quello è il passaggio che noi abbiamo bisogno di fare. Volevi volevo, leggere il versetto prendere, di Amos? Sì, 8, 11. Un Voglio leggervi passo. questo passo che credo sia profetico per questo tempo, che dice così. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Amen. Quindi, questo è un tempo, credo, dove Dio ci sta chiamando alla Sua parola, ci sta chiamando proprio a meditarla. Lui sta mandando questo tipo di fame per la Sua parola. Vuoi avere questo tipo di fame? Vuoi avere un peso per la Sua parola? Allora inizia a meditarla. Inizia ad appropriarti della rivelazione, iniziando a eh, meditare le Scritture e vuoi essere guarito? Questa mattina vuoi essere guarita? Vogliamo essere. Guariti dentro di noi, dentro le nostre anime, allora iniziamo a meditare la sua parola. Amen. Prendiamo proprio questa chiave, come è? è stato detto, e meditiamo la parola di Dio che produrrà guarigione. Amen. Tra l'altro, di nuovo, mette in, in parallelo il mangiare, il bere esatto, con la parola di bene. Dio. Anche qua, questo ci fa riflettere che. Connetti il mangiare e il bere con la parola di Dio. Ecco, volevo dirvi questo ancora prima di concludere. Recentemente mi è stato chiesto un parere, non voglio fare nomi perché tanto non, nessuno può arrivare a chi è stato. Mi ha contattato nel privato una persona che ammiro, a cui voglio bene e mi ha detto cosa ne pensavo su un determinato soggetto biblico. E io gli ho detto che il mio approfondimento di studio mi ha portato a questo, per questo motivo. Fa, e mi disse, ma io non. Io voglio la rivelazione, non voglio capire la rivelazione, non voglio stare lì col dizionario in mano. E sul momento non mi è suonata bene questa cosa, eh, e ci ho voluto riflettere, ma poi ho compreso che è stata proprio un'affermazione sbagliatissima. Perché eh, noi vogliamo la rivelazione celestiale senza stare sulla parola che è stata rivelata per noi. E noi non possiamo attingere dalle cose del cielo senza la parola. La parola è il fondamento, è la roccia dove noi edifichiamo. E noi dobbiamo essere ben radicati nella scrittura per cercare anche le rivelazioni celesti. Ma sono connesse. Sono connesse perché? Perché la parola si è fatta carne. Non ha detto di essere stata contemplata nel cielo. Era nel cielo. E nel cielo non produceva salvezza. Per produrre salvezza ha dovuto scendere. Molte volte cerchiamo noi di salire, ma è Gesù che è sceso per noi. Amen. Quindi la parola, la ricerca costante, mettere a equilibrio, perché molti sono per le cose iper spirituali. Ok? Possono andare bene, ma poi non hanno fondamento di parola. Ed è cosa te ne accorgi? Che nel momento della prova non c'è carattere di Cristo formato dentro di loro e loro vengono meno alle prove, anche se hanno le rivelazioni profetiche, anche se fanno esperienze celesti, ma poi nel momento della prova non c'è fondamento di parola. Ed ecco che la loro vita rimane la stessa. Ed è solo entusiasmo entusiasmata dalle esperienze spirituali, ma non c'è rivelazione. Paolo dice: Potrei avere il dono di profezia, intendere tutti i misteri, eh, tutta la fede, la trasportare i monti, ma se non ho amore, cioè carattere di Cristo rivelato in me, non sono nulla, non servo a niente, sono una cosa inutile. Perdonate l'espressione un po' forte, ok? Però dobbiamo comprendere il fondamento. Io, uno non esclude l'altro, ma noi dobbiamo mantenere un forte equilibrio su, sulla parola di Dio, sulle scritture, sul rimurginare la parola. Se no siamo un, un corpo, una chiesa che è alla ricerca di eh, sermoni che producano entusiasmo nelle emozioni. Ma ci hai fatto caso che quel tipo di entusiasmo ha una durata, poi finisce. Ecco perché hai bisogno di un'altra dose, di un'altra diretta, di un'altra diretta ancora. Però poi la tua vita non cambia perché? Perché tocca solo la fase, la, la, la sfera dei brividi, del, 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 delle emozioni che non sono sbagliate. Ma se sono la cosa su cui ci edifichiamo, ne avremo bisogno sempre di più, sempre di più. Ecco perché poi il Vangelo tende ad essere spettacolarizzato al posto che è predicato. Perché se tu vivi nelle emozioni, cercherai sempre altre emozioni. Ma se vuoi che produca carattere, il carattere rilascerà anche emozioni, perché partirà dallo spirito, e lo spirito darà input alle tue emozioni, ok? Quindi credo sia veramente eh, fondamentale questo che abbiamo trattato questa mattina e vorrei che tu meditassi su questo, rimanere su questa domanda. Ma non devi rispondermi qui in diretta, devi rispondere a te stesso. Quanta di tutta la parola che ho ricevuto finora la sto rimurginando, la sto prendendo. Perché, se no, credimi, io non so come fanno quelli che si guardano 10 dirette al giorno e cosa ci capiscono. Quando per me una parola è veramente importante, sono lì che prendo i miei appunti, me la spulcio, eh, soffermo. Questo è studio, questo è rimurginare, se no non ti rimane nulla. Qualche frase qua e là. Qualche frase figa per i post, scusatemi l'espressione, ma il rimurginare, il riprendere ciò che hai mangiato e tritarlo, tritarlo, a eh, gustarti nel sapore, è tutta un'altra faccenda, miei cari. Cambia completamente tutto. Ecco perché meglio fare un po' meno, ma assorbirlo. Se no, non cambia. Se no, è un lavoro solo mentale. Se no, è un lavoro solo emotivo. Ma lavoriamo bene. Quante volte abbiamo citato il Salmo 23? Quante volte uh, diciamo no, siamo le pecore stiamo del stiamo Signore? Cantando. Siamo le pecore del Signore, però ci comportiamo come capre, facciamo quello che ci pare. No, le pecore del Signore non a caso. E, e il re Davide quando parlava dell'Eterno, il mio pastore, è perché lui faceva questo tipo di lavoro e sapeva come fare questo silogismo, questo parallelismo. Perché le pecore. Seguono, ascoltano la voce del pastore, ma poi mangiano loro, non mangia il pastore per loro. Un conto è se devi essere allattato, ma se tu credi veramente di essere nelle vie per maturare nello spirito, allora devi cominciare a rimurginare, rimurginare la, parola. la parola. Esatto. Che vuol dire rimurginare? L'atto pratico che posso lavorare anche solo su un capitolo, su un versetto, su questa parola e rimorginare a ascoltarla, rileggere i versetti citati, assorbirli. Signore, a che punto sono in questa situazione? Cosa ho preso? Cosa ho compreso? Cosa ho capito? E allora ci rimetto. Quando mi isolo e comincio ad incantarmi, io comincio a pensare alla parola e non a queste situazioni. E tu vedrai che sperimenterai una cosa spettacolare, che è la rivelazione, cioè l'illuminazione. Perché a fur di starci, pa, 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 ci batto, ci batto, ci batto, il Salmo 119 dice che la rivelazione delle tue parole illumina e dà intendimento ai semplici. Cos'è semplice? È lo stupido. È un modo di dire stupido. La parola meditata, rimorginata, dà intelligenza agli stupidi. Quindi non fare la vittima di non capisco niente, sono limitato. E studia la parola! Esatto! <ride> e stai sulla parola! Anche perché tu non sei stupido. Noi non siamo stupidi, Dio ci ha dato un'intelligenza. Usiamola. Basta applicarsi, come, come dicevamo prima. All'inizio può essere difficile, ma poi è una pratica che mi porta alla trasformazione. Ma è importante. Esatto, e poi eh, concludo veramente perché sarà già la quinta volta che lo dico, <ride> eh, ma so, sono fatto un po' così, vabbè. E Molte volte noi non realizziamo la presenza di Dio e io ho ricevuto questo rema. C'è un salmo fortissimo che dice, lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non c'è. E solitamente è attributo all'empio, cioè all'ateo, sostanzialmente chi dice che Dio non c'è, è uno stolto per la scrittura. Lo stolto, lo stupido ha detto nel suo cuore, Dio non c'è. Quando noi non realizziamo la presenza di Dio e diciamo non sento Dio, c'è una forma di stoltezza che deve essere abbattuta, perché Dio c'è, esatto. il padre c'è, il suo amore è con noi, anche quando noi non sentiamo, ecco perché lo stolto è stolto, perché si affida a ciò che lui sente o spesso vuole percepire e non su quella che è la verità della parola di Dio, che lui c'è. Ok? Quindi noi preghiamo che questo possa portare una vera e profonda meditazione, rimurginare. Hai bisogno di guarigione, rimurgina questa parola, perché la meditazione significa medicina, cura e la parola piantata in te Può salvare il tuo corpo, salvare le tue anime, guarire la tua vita, guarir, guarirti dai traumi, perché? Perché permetti alla parola di Dio di penetrare dentro di te e questo è meraviglioso. Quindi, ora Alleluia. non rimanere. Eh, Leggo qualche sì, commento: sentita, studia, studia, entanto, capra entanto, Ignorante. Esatto, dice... ci vorrebbe ogni tanto qualche sgarbi del regno, <ride> capisci? Quindi il nostro invito è non limitarti a dire di essere la pecora del Signore, che è una cosa bellissima, ma comportati come tale, comincia a rimurginare. Se abbiamo letto, e approfonditelo anche voi, che ci vanno diverse ore per le pecore a rimorginare il loro cibo. Dalle 8 alle 12 ore. Perché io posso bellissima. permettermi di leggere una paginetta così? Eh, no. Vuol dire specchiarmi in uno specchio velocemente e dimenticarmi com'ero. Io devo andare in profondità e dire signore finché non riesco a capire la rileggo, la rileggo, la rileggo lei lo sa, molti dei sermoni che Dio mi ha dato sono stati dei. dei sono cominciati da alcuni paragrafi della scrittura che dicevo so che Dio mi deve dire qualcosa su questo, so che Dio mi deve dire qualcosa e ogni due per tre i miei occhi erano sul testo e dico so che c'è qualcosa so che c'è qualcosa da comprendere so che c'è qualcosa finché boom si apre si apre e questa è la perseveranza. Come dice Brian, noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Quindi io ti benedico, ti benediciamo, sì. preghiamo che tu possa rimurginare la parola e possa ricevere la tua testimonianza di guarigione e di trasformazione Amen. in questo. Nel nome di Gesù. Alleluia. Dio vi benedica, grazie a quanti si sono connessi, potete condividere questa diretta, potete soprattutto fare tesoro di quello che è stato detto. Okay, Scava la parola, mi raccomando, fate come le pecore, eh? Rumi eh! Ruminate. Dio vi benedica, vi <ride> vogliamo a bene. Buona giornata, ciao a tutti. Ciao.